Si è insediato il nuovo dirigente della Digos, il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Claudia Tortorelli, che sostituisce il vicequestore della Polizia di Stato, Lorenzo Guarnaccia, trasferito alla questura di Avellino. A presentarla è stato il questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sala riunioni Giambattista Rosa della questura. Di origine lucane, laureata in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, la dottoressa Tortorelli ha esercitato per un breve periodo la professione forense, per poi entrare a far parte della Polizia di Stato nel 2013 come allieva del 104° corso per commissari della Polizia di Stato. A conclusione del corso è stata assegnata alla questura di Belluno, dove ha prestato servizio come reggente presso la divisione anticrimine e, per un periodo, come dirigente della squadra mobile e dirigente del commissariato di Cortina d'Ampezzo. Trasferita presso la questura di Catanzaro, ha ricoperto l'incarico di funzionario addetto alla squadra mobile, quale responsabile della sezione reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, nonché della sezione reati contro la persona, sessuali e in danno di minori.